siamo ancora qui perché vogliamo continuare ad affermare la dignità per queste persone, una dignità che viene negata. Siamo qui per continuare a dire che le persone, gli esseri umani vengono prima di tutto e i loro diritti, i diritti negati a quelle persone che fuggono dalla disperazione. Siamo qui perché pensiamo che proprio partire dalla condizione di chi sta peggio e affermare loro quei diritti significa affermarli per tutti, significa costruire una società diversa, una società migliore, che non è quella che ci vogliono raccontare. A dare ai propri figli un esempio positivo e questo straordinario. Quello che sta succedendo nella mia terra, la Sicilia, che è sempre stata terra di grande accoglienza, terra oltretutto non solo di accoglienza, ma anche di grande emigrazione, sia una cosa che è insostenibile per ogni siciliano, e lo è stato per ogni siciliano siracusano in questo preciso istante, cioè guardare una nave, una barcarola, io la chiamerei, in mezzo al mare per 15 giorni al vento, senza avere nessun tipo di servizio. Io penso che sia la cosa più crudele che possiamo fare nei confronti di questi cristiani che ci vengono a cercare lavoro, pace, accoglienza, e l'AFP è quello che fa tutti i giorni.